Come di consueto, accogliamo il nostro amico veterinario, il dottor Mario Mariani. Buon Buonasera, pomeriggio, dottore. buon Buon pomeriggio. pomeriggio. Allora, col dottore oggi una ricca chiacchierata. Nella seconda parte della trasmissione parleremo di una razza in particolare di cane che è Leon Berger, mentre nella prima parte abbiamo una serie di filmati. Però prima dei filmati abbiamo alcune foto. Ecco, queste foto riguardano un argomento in particolare. Spesso anche noi, insomma, esseri umani, anzi soprattutto noi esseri umani, ci preoccupiamo del Galateo e di come si deve stare in tavola, che è uno, insomma, dei punti del Galateo che sembra, diciamo, più difficile ad essere scalzato, per fortuna. E c'è un gatto che vediamo adesso nella foto. Questo gatto è del nostro tecnico Vito Barnaba, che si chiama Papillon, che, come potete vedere, invece a tavola ci sta benissimo perché siede a tavola, mangia insomma anche dal piatto. È stato proprio abituato a mangiare così. Se andiamo avanti con la fotografia, possiamo vedere in che maniera particolare questo felino così educato riesce così a prendere i maccheroni. Non ha bisogno della forchetta perché madre natura l'ha dotato di belle unghie che insomma gli servono per afferrare il maccheroni. Perché questo bellissimo gatto poi si chiama Papillon? Questa è una storia da raccontare. Intanto continuiamo a vedere le sue fotografie, a mirarne la bellezza, perché questo gatto quando era piccolino ha avuto una malattia, un fungo della pelle e quindi è dovuto stare insomma per parecchio tempo chiuso in una stanza in isolamento. Quando poi è uscito fuori e il padrone l'ha portato dal veterinario, il veterinario gli ha chiesto come si chiamasse il gatto, è venuto spontaneo al padrone dire Papillon, in ricordo di un film che parlava di evasi. Sì, Ed è è quindi così Papillon, che insomma ha vissuto per molto stato. tempo, poverino, chiuso, in una stanza, ha guadagnato la libertà e anche un posto a tavola. Cosa dire di questo gatto così educato, dottore? Le ha mai visto un No, gatto a tavola? sì, ma il gatto, sai, è diventato appunto, ormai è diventato l'animale, ha superato come numero come si dice, come Esemplari. numero di esemplari, ha superato i cani. E certamente lui si prende dei posti che il cane non potrebbe mai prendere. È molto tranquillo, si vede quando sta raccogliendo la pasta, com'è proprio attento, no? Ma loro sono capaci di queste cose anche se il Qua lo gatto vediamo in un momento di relax rimane un felino, che sta rimane un dormendo. animale poco, diciamo, controllabile, senza avere degli schemi, però. Se decide di fare una cosa, praticamente non gli si può impedire. Sì, ci sono dei cani che saltano sulla sedia e vengono a mangiare, però di solito sono i padroni che imparano al cane a fare queste cose. Il gatto no, non lo può imparare. Il gatto sicuramente, poi lo potrai chiedere al padrone, ma il gatto sicuramente un giorno è salito sulla sedia e si è messo seduto a guardare quello che facevano. Chiaramente il padrone gli ha messo davanti il piatto e lui ha deciso di Tomo mangiare. tomo, come Sì, si dice, però ha deciso ripeto, di certamente non mangiare. sono, cioè non è semplice addestrarli, però quando decidono di fare qualcosa è quasi impossibile impedirglielo. Ah, tra l'altro, insomma, Papillon è un bellissimo esemplare di gatto, del nostro gatto nostrano, biondo, di quelli là, Sì, insomma, molto. il soriano classico, poi è bello, c'ha cioè una bella tigratura, sì, no, no, è un bel gatto, È ma un bel i gatti, gatto. se tenuti bene, se sono in salute, hanno tutti, ognuno, la loro, diciamo, peculiarità, la loro personalità. Bene, allora passiamo a vedere una serie di video.